Benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di olio di cocco sui capelli. Dal momento che appunto io utilizzo l'olio di cocco di Naturale Bio, è la seconda confezione che utilizzo, vi vado a leggere semplicemente la maschera pre-shampoo che faccio io da quando ho scoperto che hanno appunto un sito con delle indicazioni in modo tale da utilizzare il loro prodotto in modo impeccabile, ma credo che ovviamente vada bene un po' con tutti i tipi di olio di cocco anche di altri brand. Sicuramente l'olio di cocco, ovviamente, come dicevamo in altri video, contiene vitamina E, vitamina K, acidi grassi e quindi riesce a penetrare anche meglio, essendo appunto a catena media, nei capelli in più profondità, diciamo più velocemente rispetto ad altri balsami, ad altre maschere. L'olio di cocco è uno dei più corposi ed idratanti che ci sono e per quanto mi riguarda io lo adoro. Negli anni, dal 2009 lo utilizzo e continuo a ricomprarlo, un po' come l'olio di ricino, perché sono i miei must have da avere sempre a casa e quindi è ottimo anche per fare delle maschere per capelli. L'olio di cocco è ottimo soprattutto per andare a idratare il capello, prevenendo la secchezza, le doppie punti, il capello che si spezza. Va a idratare anche il cuoio capelluto e rende la chioma sana. Allora, come lo si utilizza? Sicuramente la cosa da tener conto più importante è quella di avere, diciamo, a disposizione delle ore. Io lo lascio su o tutta la notte, oppure lo metto il sabato mentre faccio manicure, cerette, eccetera, perché in realtà lo lascio su il più possibile, prima di andare poi a lavare i capelli. Li vado ad inumidire, vado a mettere l'olio di cocco, li vado ad inumidire, poi dipende un po' dalla stagione, in questo caso è liquido, quindi posso anche non scaldarlo, se no lo vado a scaldare, lo massaggio sui capelli, metto una cuffietta, lascio il più possibile e poi vado a lavare i capelli. E io lo adoro in questo modo perché è una maschera che veramente al tatto per 2-3 giorni mi lascia i capelli che sono proprio morbidi, cioè sono proprio rinati. Io lo uso così. Vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!